Due partite, zero punti è il dato di fatto che non ti aspetti per un Pineto che gioca, lotta, ma non riesce a pungere contro un San Marino caparbio e ben organizzato, che va in vantaggio in avvio e lo conserva fino al triplice fischio finale. Alla prima apparizione casalinga, la squadra di Amaolo, in un'inedita divisa rosa, si presenta senza Ciarcelluti e Battista, out per infortunio. Nel 4-3-2-1 esordio in difesa per Pepe, con Orlando che si sposta sulla destra, mentre in avanti la punta avanzata è il giovane Tinè, supportato alle spalle dal trio Pezzotti-Bisegna-Napolano. Orecchia schiera un 4-3-3, confermando per 9 undicesimi la squadra che domenica scorsa ha pareggiato contro la Vastese, con l'unica differenza di Cevoli per Candolfi e il tridente in avanti composto da Nappello, Zuppardo e Bugaro. Un cinico San Marino entra in campo col piglio giusto e all'undicesimo approfitta della prima vera occasione utile per passare in vantaggio. Bugaro dalla destra mette in mezzo un buon pallone con la sfera che, causa pioggia, resta pericolosamente in aria, dando tempo all'accorrente Nappello di insaccare la rete del vantaggio titano. Tra le fila pinetesi il più propositivo sulla fascia è Pezzotti, che prova a piazzare qualche buon traversone, ma il San Marino chiude bene gli spazi, la squadra è corta e ben organizzata, per cui i locali sono costretti ad affidarsi alle conclusioni dalla distanza, come quella di Mariani al 24esimo che sorvola la traversa. L'occasione più ghiotta però arriva al 36esimo e porta la firma di Napolano, che raccoglie al volo un traversone di Mariani e scheggia il 7. Quando si distende il Pineto ha i numeri per far male, ma manca negli ultimi 16 metri. L'ultima occasione dei primi 45 minuti è per Bisegna, ma la conclusione dalla distanza è preda di folle. Nella ripresa il Pineto prova a recuperare le sorti del match. All'ottavo Bisegna fa suo un buon pallone sulla tre quarti e lancia Napolano, ma la conclusione dalla sinistra termina a lato. Quindi Amaolo decide di richiamare a sé proprio Napolano e prova a dare maggior peso in avanti, inserendo Gragnoli e spostando Tinè sull'esterno. Ma la risposta del San Marino è pronta. La squadra del Titano non si fa sorprendere e al 24esimo è Bugaro in diagonale a costringere Giachetta alla deviazione in corner. Al 25esimo Nappello raddoppia, ma in posizione di fuorigioco. Brividi al 28esimo, quando sugli sviluppi di un corner Pepe salva sulla linea. Soffre il Pineto, che rischia di incassare il raddoppio in contropiede con 5, che appena entrato a rilevare Zuppardo tutto solo spedisce fuori. Piove sul bagnato per i locali, che al 36esimo restano anche in 10. Rosso diretto per Della Quercia, che colpisce sul piede d'appoggio Pestrin e viene espulso. Nonostante l'uomo in meno, però, prova a recuperare la rete di svantaggio la squadra di casa. Al 44esimo cross di Pezzotti, testa di Pomante, alta oltre la traversa, ma rischia di incassare anche il colpo del definitivo KO al 48esimo sulla ripartenza del San Marino, con Bugaro che in diagonale impegna Giachetta. Ma che non è giornata per il Pineto lo si capisce al 50esimo, quando in pieno recupero il neo entrato di Rocco tutto solo calcia incredibilmente su Foll. Si concretizza così la seconda sconfitta consecutiva per un Pineto atteso domenica prossima da un'altra gara molto delicata in casa contro la Vastese. Se posso fare, diciamo, un paragone con domenica scorsa, oggi la squadra secondo me ha fatto una buona partita. Non era facile su un campo bagnato essere passati in svantaggio dopo 10 minuti, un episodio anche sfortunato, perché la palla si è fermata su vicino alla nostra area di porta quando poteva scivolare via, quindi quell'episodio non ci ha favorito. Poi sicuramente abbiamo provato a riaddrizzare la partita e, ripeto, non abbiamo creato tantissimo, ma in prima frazione siamo stati pericolosi soprattutto sulla fascia sinistra, con più di un'occasione anche con Napolano, che ha avuto un'occasione importante davanti alla porta, con Pezzotti abbiamo messo diversi palloni. Siamo mancati gli ultimi 16 metri. Ci abbiamo provato fino alla fine, siamo rimasti in 10 e la squadra ha lottato fino alla fine, ha creato due palle gol importantissime con Pomante e con Di Rocco nei minuti finali in 10 contro 11, quindi la squadra ha dato tutto quello che aveva e sicuramente mi ha fatto una prestazione di carattere, di sacrificio. È chiaro che possiamo fare ancora meglio. Devo dire che la squadra secondo me ha fatto una grandissima partita, soprattutto nell'atteggiamento, soprattutto nello stare corti, nel difendere compatti, nel non lasciare spazi, perché
diciamo nell'arco dei 90 minuti il Pineto non mi ricordo che abbia tirato in porta se non dalla distanza, quindi vuol dire che i varchi erano tutti chiusi e poi abbiamo creato diverse opportunità per far gol, anche su 1-0 siamo arrivati davanti al portiere, quindi non era facile, non è stato facile, siamo contenti perché è solo l'inizio, però è una vittoria che fa morale, che ci dice comunque che siamo una squadra che sta lavorando sulla strada giusta, anche se il campionato è ancora lungo e insidioso, perché ogni partita sicuramente sarà da soffrire, da combattere e da vendere cara la pelle.